problematiche riguardanti la vaccinazione antinfluenzale sono a livello mondiale, perché la pianificazione della produzione dei vaccini antinfluenzali inizia nell'anno precedente a quello poi dell'effettiva distribuzione, e quindi la pandemia si è inserita in un momento in cui già le aziende avevano pianificato una produzione basata sui consumi storici, le produzioni storiche. C'è stato un grande sforzo dalle parte delle aziende interessate, coinvolte in questa importante campagna vaccinale, ancor più in tempi di Covid. La Lombardia, così come le altre regioni, sono riuscite ad acquistare anche un 50% in più dei quantitativi previsti nello scorso anno. È chiaro che le difficoltà di acquisto hanno determinato alcuni ritardi, o meglio una dilatazione dei tempi di distribuzione dei vaccini da parte delle aziende, e quindi effettivamente chi voleva in quest'anno essere subito protetto e eseguire la vaccinazione si è sentito un po', come dire, in difficoltà nell'attendere l'esecuzione della vaccinazione. Io ho sempre detto negli anni che la vaccinazione antinfluenzale deve essere fatta, soprattutto dai soggetti a rischio, però la si può fare in un arco di tempo che può arrivare fino alla metà di dicembre, perché noi sappiamo che in ogni caso le epidemie influenzali arrivano come minimo da Natale in poi. Quindi è vero la difficoltà di distribuzione, di logistica rispetto alla disponibilità che negli anni scorsi c'era sin dai primi momenti del lancio della campagna vaccinale, spero che questo non allontani una quota parte di persone da poter rendere l'opportuna protezione attraverso la vaccinazione. A mio avviso questi problemi si risolveranno e vedremo qual è l'effettiva quota di persone che, al di là di chi lo desiderava fare nell'immediato e si è visto in difficoltà, arriverà a vaccinarsi. Io penso che si possa raggiungere l'obiettivo del 75% di protezione delle categorie per le quali è gratuito il vaccino. Forse qualche difficoltà potrà esserci nell'acquisto privato, perché l'acquisto privato è stato in qualche modo molto meno facilitato per quanto riguarda appunto le difficoltà di fornitura da parte delle farmacie, che comunque hanno un canale distinto e separato di acquisizione. Per quanto mi risulta, la Regione Lombardia ha verificato con le farmacie, o meglio, ha verificato la possibilità che in quota parte, se delle dosi vaccinali acquisite non saranno usate, verranno ridate alle aziende distributrici perché possano destinarle all'acquisto privato attraverso la farmacia.